Castori, presidente Promoverde. Promoverde è un'associazione che, come Anfia, riunisce la filiera dell'automobile, Promoverde riunisce la filiera del verde, e quindi si rivolge a tutti quelli che hanno a che fare con questo mondo, dai florovivaisti agli architetti, ai paesaggisti, agli agronomi, e ha una serie di delegazioni in Italia e una sede centrale a Roma. E da qualche anno è diventata in maniera quasi naturale il punto di riferimento italiano per tutto quello che riguarda il mondo del verde. Grazie. Bene, grazie Maurizio, buongiorno a tutti. In effetti parlare di verde, di ambiente, di territorio, di agricoltura in un contesto come questo può sembrare abbastanza particolare. No? Come nostro modo di operare, cerchiamo di unire alcuni aspetti più concettuali per cercare di riposizionare un settore che molte volte è dimenticato da tutta una serie di elementi. Adesso banalmente nella relazione di prima si è parlato di CO2, si è parlato di elementi legati al mondo del verde, ma non viene mai citato direttamente, non si parla mai di imprese, non si parla mai fino in fondo di questo settore così variopinto e così variegato. Il nostro compito è quello di portarlo in tutti i contesti di massa, tutti i contesti importanti, dove al fianco di momenti anche chiamiamoli poderecci come questo si comincia ad approfondire e a parlare di dinamiche importanti. E come lo facciamo? Lo facciamo con dei dati, facciamo con dei dati economici, lo faremo dopo con dei dati scientifici per dimostrare anche come economicamente il verde non è qualcosa di indefinito, non è un colore, oppure all'inizio di questo nostro percorso, no? Oggi parliamo di una strada verde, il titolo di questo convegno, noi questa strada verde l'abbiamo tracciata 6 anni fa, dove il verde, quando noi intervenivamo, era visto come molte volte veniva definito in qualche modo strano, tipo la verda o qualcosa che non aveva un'anima, serviva come elemento ornamentale. Noi, grazie a iniziative di questo genere, vogliamo riposizionare tutti gli operatori della filiera, facendo interpretare questo settore come un settore economico forte, trainante per l'economia in generale. Dicevo appunto, la strada verde, questa strada verde per noi è iniziata 6 anni fa. Iniziata 6 anni fa abbiamo iniziato un percorso che aveva delle tappe prima di natura culturale, poi convegni, e poi abbiamo cominciato a interagire con il mondo delle fiere. E questa esperienza con Geneve, che dobbiamo ringraziare, che è comunque un'opportunità importante per questa filiera, a dire il vero non è nata quest'anno, è nata l'anno scorso con Electric City, la prima esperienza che noi abbiamo usato come test, perché ci sembrava anche eccessivamente rivoluzionario portare il verde in un contesto legato all'automotive. Invece, stranamente, ha avuto un grandissimo successo. Ha avuto un grande successo perché noi, oltre a comunicare con convegni o con delle pubblicazioni che facciamo regolarmente, una l'avete anche nell'ultimo semestre, l'avete direttamente presso la nostra posizione, lo facciamo anche tramite la rete. Siamo riusciti a fidelizzare 120.000 soggetti operatori della filiera, quindi di tutti i generi, dalla progettazione, dalla costruzione, della manutenzione del verde, che arriva a toccare un po' tutti i comparti produttivi. Quindi voi, come sapete, nascono i blog, nascono momenti di interazione e abbiamo capito che questa è la strada giusta. Quest'anno l'esperienza si è raddoppiata, oltre alle City con Enel che mantiene questo rapporto tra mancanza di emissioni, quindi macchine elettriche, e assorbimento delle emissioni, quindi la capacità degli alberi di assorbire il CO2, siamo arrivati a questa Innovation Hall assieme alle autostrade. Ci ha affascinato, sinceramente ci ha affascinato, se dopo avrete modo di fare un percorso che Autostrade ha tracciato all'interno del padiglione 25, vedere sulla fascia laterale destra che prima di arrivare al casello dell'autostrada abbiamo il verde. Questo verde che però ancora una volta è appoggiato lì, non c'è una vera conoscenza di questa materia e non c'è una vera conoscenza degli operatori. Da qui anche il fatto di aver provocato anche alcuni istituti, l'università, oggi abbiamo con noi un istituto importante, che è l'Istituto di Agraria di questa Provincia Emilia, per dire che cosa? Per dire che i ragazzi che usciranno da questa scuola devono sentirsi in qualche modo motivati e di entrare in un mondo che ha la stessa dignità di altri settori produttivi. Detto questo, io non volevo annoiarvi più di tanto, ho preparato delle foto di questa strada, di questo percorso che dicevo che è diventato 4-6 anni fa. Noi ci siamo dati come obiettivi, come deadline, il 2015. Voi sapete che in occasione di quella data a Milano ci sarà l'Expo del 2015, l'Expo
discorso che deve essere rapportato sotto questo elemento. Nel 2012 noi abbiamo deciso di continuare questo percorso, che sarà una mostra che noi abbiamo schematizzato con una sigla che è la mostra delle tre A, che poi alla fine ne ha una aggiuntiva, quindi sarebbe AAA più A, sembra quasi un annuncio strano, ma di fatto lo è, per promuovere sostanzialmente quali temi: l'agricoltura, l'alimentazione, l'architettura, e la quarta A di volta in volta ruota. In questo contesto molto show, la quarta A diventa l'automobile, l'automobile. Mi rendo conto che può sembrare una provocazione, ma cominciare ad allacciare rapporti con l'associazione nazionale della filiera dell'industria automobilistica, allacciare rapporti con Autostrade, ci permette di capire che cominciamo un attimo a dialogare quasi a pari grado. Quest'anno noi abbiamo partecipato obiettivamente a diverse iniziative, tutte nazionali, quest'anno avremo anche degli eventi di tipo internazionale, e ci muoviamo lungo tutto il territorio nazionale. Abbiamo iniziato con una Sana a Bologna, siamo stati al Mad Expo, una fiera importante per quanto riguarda l'architettura a Milano, siamo stati a Bari con la fiera del Levante e ci stiamo già preparando per EMA 2012. Sostanzialmente il messaggio che noi vogliamo lanciare è un messaggio rapportato da una grande forma di comando, cioè in tutte le iniziative che noi facciamo, questo è un esempio nel CSI di quest'anno, parliamo di piastrelle, quindi la prima domanda potrebbe venire, ma scusate, no, cosa c'entrate con le piante per questo? C'entrate come? Perché comunque il visitatore del CSI è l'architetto, il visitatore del CSI è colui che progetta il futuro, colui che progetta le costruzioni. Se non c'è una conoscenza di natura strutturale su come con il verde oggi, sapete bene, si possono fare i tetti, si possono fare le pareti, ma soprattutto si governa il paesaggio, noi propriamente, in modo provocatorio, sia al CSI che in Triennale a Milano, abbiamo lanciato un messaggio che può sembrare banale, però è molto forte. Il 70% del territorio italiano è fatto di campi, il territorio europeo il 70% è fatto di terra. La mancanza del presidio dell'uomo in modo produttivo, o come oggi viene definito multifunzionale, quindi l'impresa agricola diffusa, è il vero collante di tutto questo. La mancanza dell'impresa agricola genera quello che è il sesto idrogeologico. Quindi, correttamente, come Vito diceva prima, sono temi di grande importanza, non solo di attualità ma anche di natura economica. Oggi parlare di abbattimento della CO2 significa girare a piedi banalmente. Oggi la mancanza dell'impresa agricola sul territorio significa purtroppo le catastrofi che abbiamo visto recentemente. È sì vero che piove in modo diverso, ma piove in modo diverso per il semplice fatto che sono cambiate comunque le condizioni di emissioni di CO2, e sì anche vero che se ci fosse una regimazione dell'acqua corretta, che presuppone la normale coltivazione dei campi, tutto questo non avverrebbe o avverrebbe in modo nettamente inferiore. Normalmente, queste sono le immagini ad esempio del Troma, l'unica fiera di settore, guarda caso, sempre organizzata dal gruppo G11, che comunque è un gruppo estremamente importante. Nelle immagini che vedremo ci accorgeremo di una cosa: una grandissima attenzione ai momenti di natura culturale e di natura informativa. Il dato che con soddisfazione dobbiamo evidenziare è che comunque in tutte le nostre iniziative la partecipazione è una partecipazione importante. Al Mad Expo c'erano oltre 400 persone al convegno, quindi posso garantire che non è facile comprendere, perché comunque la fiera è un evento di visitazione, di interazione, non è un evento in cui uno rimane seduto ad ascoltare il solito che annuncia le sue istanze o comunque le sue interpretazioni. Tutto questo perché? Perché per noi l'aspetto di natura culturale è fondamentale. Solo rilassando la cultura noi torniamo a riportare in termini economici il settore che noi rappresentiamo in elementi importanti. Vi cito un esempio banale, ma per farvi capire: il 50% del bilancio comunitario, quindi tutte le tasse che pagano i cittadini, viene ridistribuito al mondo dell'agricoltura. Quando viene detto questa cosa qua ai più, viene da dire: ma scusate, perché noi li diamo meno a questi qua? Cioè, invece di dargli dei soldi, fanno a mercato normalmente. Per riuscire a mantenere degli equilibri di questo genere, siamo arrivati a trovare una nuova veste dell'impresa agricola, che non è meramente produttiva, ma diventa multifunzionale. L'impresa agricola esternalizza le sementi e diventa la sentinella
cioè, mi sembra un po' banale dire verde. Non la voglio fare molto lunga, continuo con le immagini. Questo è un altro elemento che personalmente mi ha affascinato molto. All'entrata di Fiera Milano, quindi all'entrata del Mad Expo, il primo cartello che trovavamo sulla destra era il cartello delle 3A, dove annunciava tutta una serie di iniziative che si sono sviluppate all'interno del contenitore. Abbiamo portato gli orti in verticale, abbiamo condiviso con le aziende leader del mercato italiano tutta una serie di tecnologie per arrivare a unire quelli che sono gli elementi di struttura con gli elementi di natura organica. È evidente che per fare tutto questo abbiamo raccolto le aziende migliori, le aziende più importanti nel panorama italiano. Abbiamo con noi oggi un'importante azienda pistoiese e altre aziende in base alle caratteristiche tecniche ci seguono. Queste sono altre immagini di Milano, a parte che oltre al grande convegno internazionale abbiamo fatto dei workshop a rotazione. La cosa particolare è che questi workshop venivano sviluppati sotto una grande quercia, questo grande albero che sovrastava, diciamo, le persone, perché comunque una pianta che aveva un'apertura di almeno 8 metri ed era alta 14-15, e dominava la scena, che si vede da questa foto, dominava la scena ed era affascinante riuscire a rimanere al di sotto di questa pianta. Qui siamo a Bari, ancora una volta abbiamo portato avanti un concetto che l'attività multifunzionale non esclude l'attività produttiva, ovviamente l'abbiamo fatto con il modo che ci contraddistingue, cioè quello di rendere scenografica l'evento. Questo è il convegno dedicato alla riforma della PAC e a tutte le attività multifunzionali, quindi cosa significa la multifunzionalità dell'agricoltura. Qui siamo a Milano, a due passi da Piazza del Duomo, abbiamo ricostruito un orto, stiamo parlando di attività che sono sviluppate 4 anni fa, oggi abbastanza frequenti. Diciamo che poi è normale, quando cominci a lanciare dei messaggi, come noi auspichiamo, cioè non lo vediamo come una contrapposizione o una negatività, si comincia, come dire, a rigenerare tutta una serie di cose. Questo è un concessaie. In questi contenitori noi cerchiamo di rapportare questo tipo di elementi. Sembrerà banale, qui siamo nella fiera internazionale della ceramica, ci troviamo con un filare di aceri campestri con la l'uva attaccata e con un trattore che eroga il prodotto. È evidente che questo tipo di elemento non può essere fatto sostanzialmente in determinate stagionalità, quindi anche questa è tecnologia, riuscire a muovere piante di questa dimensione all'interno di un quartiere turistico in vegetazione preclude tutta una serie di elementi di natura agronomica complessi che comunque il verde italiano è in grado di fare. Il fatto di rinverdire 15.000 metri quadrati di area 48, dove adesso c'è la pista del motoshow, è tecnicamente possibile solo in un modo, usando un extra dome che praticamente è un enorme rotolone tipo la girella che voi vedete in terra, ma che si può utilizzare. Mi permetto di dire che quest'area è stata utilizzata da una coma che è stata citata anche prima, che fa sempre parte del mondo industriale, dove ci hanno fatto le prove tecniche. Quindi il prato noi l'abbiamo portato a 27 centimetri, cioè quindi non è che solo l'abbiamo steso come abbiamo fatto nel padiglione 30 e dove si muovono le macchine elettriche. Qui l'abbiamo coltivato, cioè quindi c'è stata una coltivazione delle erbe roberi all'interno del prato. Questo è il maschio. Due parole su questa immagine, questa è Cessai di 2 anni fa in collaborazione con l'architetto Renzo Piano, dove era nata questa idea folle di creare una rotazione del verde a 360 gradi. Siamo riusciti a mettere il verde, c'è rimasto 2 mesi, quindi di più diventava complesso, addirittura sulla testa, per cui il verde diventava dominante rispetto al prodotto. L'ingresso della mostra di Renzo Piano, oggetto di grande discussione, le sedute erano fatte di rotolato, segate a metà e consentivano di potersi in qualche modo sedere in quel tipo di contesto. Avviandomi alle conclusioni, non solo quindi quartieri turistici ma anche piazze, momenti conviviali, questa è Piazza Maggiore, Bosco di Natale di 3 anni fa, Piazza Maggiore diventa verde, Piazza Maggiore diventa verde e il verde diventa anche ambiente, diventa paesaggio,
sembrano delle banalità, ma questo è un comunicare alla massa, alla, diciamo, alla signora Maria, che il verde è comunque un elemento importante e non, diciamo, di tutti i colori. Il verde è anche design, queste sono immagini a noi molto chiare. Questa è la Triennale di Milano, al convegno internazionale che è stato fatto in quel contesto, il presidente della Triennale ha detto una cosa che all'inizio c'è un po' di ridicolo. All'interno della Triennale di Milano non c'è una pianta, non c'è un vaso, cioè portare la terra, come abbiamo fatto noi, portare l'acqua dentro alla Triennale è stato collettivamente un grandissimo, un grandissimo. E la chiudo qua dicendo che appunto verde è anche spettacolo, quindi può sembrare una cosa strana, ma per la Mannoia che si toglie le scarpe sul palco perché comunque voleva cantare con i piedi nudi, anche questo è un ulteriore segnale che nell'immaginario collettivo può aiutare a capire che appunto il verde è spettacolo. Per venire alle ultime cose, chiudo veramente, questo è quello che è avvenuto e sta avvenendo nel padiglione 30, stiamo parlando di Electric City, questo è il nostro stand di Provo Verde, quest'anno abbiamo deciso di essere presenti anche come associazione, nell'ambito specifico abbiamo portato con noi un'azienda che si occupa di manutenzione del verde utilizzando macchine elettriche, stiamo parlando nello specifico di robottini che tagliano il prato e l'autogestiscono. Questo per dire che il verde non è solamente produzione, non è solamente agricoltura, ma è anche industria. Il verde è servizi, il verde è un elemento che da struttura, che da ornamento diventa struttura. Io vorrei ringraziare ancora una volta coloro che ci hanno ospitato in questo contesto, perché comunque non diamo per scontato neanche che organizzare un convegno come questo sia scontato. Non posso garantire che ci sono state delle grosse difficoltà. Basta partire dai numeri che sono stati citati qualche giorno fa, riportati sul Sole 24 Ore del budget che viene erogato per Autostrade per l'Italia nei prossimi anni, stiamo parlando quasi di 9 miliardi, stiamo parlando di mercati veri, stiamo parlando di mercati che hanno bisogno di alzare l'asticella. La conoscenza delle piante, oggi avremo modo anche di dare voce a questi interlocutori, non è ascoltata, non esiste una determinazione di qualità per quanto riguarda il prodotto vegetale, perché chi la controlla non può avere la capacità per interpretare il valore che c'è tra una pianta di livello e una pianta che magari ha delle qualità più scarse. Io la chiudo qua, vorrei rapportare il tema della CO2, e non mi voglio fermare come qualche architetto ci definisce, coloro che portano la verba o le piante. Siamo abituati a ragionare in termini tecnici, siamo dei professionisti, siamo delle imprese e come tali vogliamo fornire dei dati che sono il frutto di una lavorazione della conoscenza che ci portano a capire perché l'albero conviene. Noi, se non riusciamo in un momento economico come questo a dare un valore all'oggetto e al prodotto, difficilmente riusciamo poi a sfondare e a fare un'attività di impresa. Do la parola a Giovanni Poletti, che soprattutto è rappresentante di Provo Verde Emilia Romagna, per entrare nello specifico della parte di manovra tecnica e professionale.